L'incognita meteo incombe sull'isola del centro storico. Nel pomeriggio è prevista pioggia e i ristoratori restano in stand-by. Dopo aver attrezzato con tavoli e gazebo gli spazi esterni dei loro locali, il maltempo infatti rischia di far saltare tutti i piani di ripartenza. Impossibilità di ospitare i clienti all'interno, come disposto dall'ultimo decreto, le loro attività potrebbero restare chiuse, nonostante la zona gialla. Francesca Picardi, come vi siete organizzati sperando nel bel tempo? Sì, speriamo sicuramente che il tempo ci accompagni. Ci siamo organizzati, devo dire la verità, proprio nel giro di 24 ore, perché l'abbiamo saputo proprio così. Abbiamo comprato dei gazebi sperando che di nuovo, ripeto, il tempo ci accompagni. Abbiamo cercato di sistemare nel modo migliore possibile quei piccoli 5 tavoli che ho a mia disposizione, perché qualcuno che lo sa, io sono una piccola realtà anche all'interno, non ho molti tavoli, però la passione che mi porta a fare questo mi ha portato anche ad organizzare poi il tutto, ecco. Ci sono prenotazioni per questa sera oppure il tempo è un'incognita? Allora, il tempo è un'incognita. Qualcuno preferisce molto di più il pranzo proprio perché sperava in una giornata più soleggiata. Per la sera siamo ancora in un punto interrogativo, io sono molto fiduciosa nei miei clienti, anche in chi non mi conosce, se mi vuole venire a trovare io sono qui, sono sempre fiduciosa, non resta che questo, essere molto molto fiduciosi in questo tempo, Il ecco. sushi come sta andando? Il sushi devo dire che per qualcuno è una novità, per qualcuno già lo conosceva, noi cerchiamo di accogliere un po' tutti, i nuovi clienti, i vecchi clienti, io cerco di fare tutto con la massima passione, ripeto, ci serve solo quella al giorno d'oggi. In effetti è sempre un'incognita, ovvio che quello che noi speriamo e quello che chiediamo è di eliminare questi orari assurdi, anche se comunque i dati non ci incoraggiano. La cosa importante è che dobbiamo mantenerci sempre nelle dovute distanze e la cosa fondamentale è che cambino un po' queste regole da parte del governo, perché non possiamo essere meteorologi, ma noi siamo ristoratori e quindi incognita nelle spese, incognita nel personale, incognita su tutto. Per stasera, per esempio, preparate la cena o no? O comunque dovete Punto aspettare. interrogativo. In progress, work in progress. Punto interrogativo anche su questo, sia sulle prenotazioni che con le materie prime, col personale. Punto interrogativo su tutto. Ovvio che, tra virgolette, mi ritengo più fortunato rispetto ad alcuni ristoratori che non possono proprio mettere tavoli fuori, però comunque diciamo che la situazione, bene o male, è uguale per tutti.